Pace di Cristo, sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo per la sua bontà e per la sua benignità. Saluto qui tutti i presenti in questo luogo, per questo studio, e ancora coloro che ci ascolteranno per via web. Il Signore ci voglia grandemente benedire. Ma prima di leggere, di fare lo studio di questa sera, voglio leggere i primi quattro versi del Salmo 27. Ed è scritto: l'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è la roccaforte della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi, i miei nemici ed avversari mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura, perché anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Fin qui la parola del Signore, che è tutta luminosa, tutta importante. A Lui e io ringrazio veramente Dio che ci dà questa meravigliosa opportunità. Lo studio di quest'oggi riguarda i quattro aspetti della salvezza ed è un sottotitolo dello studio che è elementi essenziali della salvezza. Quindi, come dicevo, i quattro aspetti della salvezza. La Bibbia descrive l'opera spirituale associata alla conversione in diversi modi. Primo, generazione, rigenerazione, giustificazione, adozione e santificazione. La conversione porta alla rigenerazione o nuova nascita, come lo possiamo leggere in Giovanni capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 3. E la Bibbia dice questo: or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da Gesù di notte e gli disse: Maestro, non sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Versetto 3. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E questo è il versetto che dà forza a quello che vi ho già detto in partenza. Poi ciò significa, ma mi pare, c'è un altro versetto da leggere, Tito versetto 3:5, mi scuso per questo. Tito versetto capitolo 3 versetto 5, e dice questo: egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Grazie a Dio ancora Amen. per questo. E ciò Alleluia. significa più di una riformazione della vecchia natura. Poiché l'uomo rigenerato riceve una nuova natura santa con potenza sulla vecchia natura peccaminosa. La nuova nascita implica due elementi: primo, la distruzione del potere della vecchia natura, e secondo, è il conferimento di una nuova natura, ossia la natura di Dio, che lì vogliamo leggere queste affermazioni in 2 Corinti 5, 17, che legge la sorella. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Amen. Bene, l'altro versetto è Efesi 4:24. Amen. Leggete quest'altro versetto, Efesi 4:24. Alleluia. Il Signore sia lodato. Alleluia. E per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. E infine questi altri due versetti, Colossesi 3:10 e 2 Pietro 1:4. E vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato, Secondo Pietro 1:4. attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. La nuova natura porta a un cambiamento dei desideri e delle attitudini,
E questo lo possiamo vedere in Efesi 4, 23 e 32. Leggi. Okay, il Signore sia lodato. Per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Aderatevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi ne ha bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelle che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Alleluia. Amen. La nuova natura porta, come dicevo, a un cambiamento dei desideri e delle attitudini e al potere di vivere una nuova vita. E lo vediamo in Atti 1.8. Leggi Atti 1.8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Gloria a Dio, un versetto molto forte, questo è molto forte. Poi c'è il Romani 8.4 che legge Lina. Affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Alleluia. Tuttavia, la nuova nascita non elimina la natura peccaminosa. Il cristiano ha due nature, la carne, ovvero natura peccaminosa o carnale, e lo Spirito. Ma vogliamo vedere cosa dice la Bibbia, ovviamente, e questo lo vediamo in Galati 5, 16, 18. 536. Amen. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempite i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. Amen. Benissimo. Se egli segue la carne, non può vivere una vita vincente, santa, di cui Dio si compiace. Adesso vediamo anche l'altra lettura di Romani 7,21 fino al versetto 25. Amen. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Oh miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso, dunque, con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E poi c'è il versetto ancora di Romani 8, 12, 13. Leggi sempre tu. Amen. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Benissimo, adesso l'altro versetto, Galati 5, dal versetto 19 al versetto 21. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisione, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto, che coloro che fanno tale cose non erederanno il regno di Dio. Benissimo. Se segue lo Spirito può godere di una vita di vittoria sul peccato, e quando dico questo intendiamo lo Spirito di Dio. Diamo lettura all'Epistola ai Romani, capitolo 8, dal versetto 1 al 4. Amen. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. L'avevamo letto? Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio Figlio
in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Molto bene, e l'altro versetto dell'epistola di Paolo ai Galati, capitolo 5, dal versetto 22 al versetto 23. Ma il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Molto bene. E infine un altro versetto, 1 Giovanni 3, 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritarda, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Grazie a Dio per questo. La giustificazione è l'atto mediante il quale Dio dichiara il peccatore giusto. Il peccatore in realtà non diventa giusto in se stesso, ma Dio lo annovera, stima e considera giusto senza riguardo ai suoi peccati del passato. La giustificazione è un termine legale che denota un cambiamento di posizione nel rispetto di Dio. La giustificazione consiste in due elementi. Primo, Dio perdona il peccatore, rimuovendo la colpa e la punizione associata ai suoi peccati. E per questo vogliamo leggere Romani capitolo 4, versetto 6 a versetto 8. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo, al quale Dio imputa la giustizia sulle opere, dicendo: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. E ora leggi sempre Romani 8, capitolo 8, versetto 1. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Molto bene, Dio imputa o trasferisce la giustizia di Cristo al peccatore, così che egli possa ricevere ogni cosa di cui ha diritto il Cristo senza peccato per la sua giustizia. E vediamo ancora su questo in Romani 3, 22. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Sì. Poi 4, versetti 3, 4 e 5. Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ora a chi opera? La mercede non è messa in conto di grazia, ma Dio di debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Benissimo, infine questo altro versetto, secondo Corinti 5, 20, 21. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia in Dio e in Lui. Di Dio e in Lui. L'adozione significa scegliere e collocare un bambino in una famiglia. La rigenerazione significa che siamo figli di Dio a causa di una nuova nascita spirituale. L'adozione significa che diventiamo figli di Dio attraverso la sua scelta cosciente. Noi diventiamo da adulti suoi eredi. L'adozione, quindi, si riferisce alla nostra posizione come figli di Dio con tutti i diritti associati a questa condizione. Vogliamo leggere a proposito Romani 8, versetti 14 fino al verso 17. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adorazione per il quale gridiamo Abba Padre, lo spirito stesso che rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Grazie a Dio per queste meravigliose parole. Adesso vediamo Galati 4, versetto 1 a 7.
4:1-7. Okay. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sottotutore e amministratore fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Ora perché voi siete figli? Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio, per mezzo di Cristo. Alleluia. Molto bene, grazie alla sorella per questa lettura. Quindi vediamo che santificazione significa letteralmente separazione. Nel nostro contesto è fondamentalmente equivalente a santità, che significa separazione dal peccato e consacrazione a Dio. La santificazione è il processo del divenire veramente giusti, diventare veramente come Cristo. Con la nuova nascita Dio ci separa dal peccato, ma ciò è solo l'inizio del processo. Vogliamo leggere 1 Corinzi 1:2. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, hai santificato in Cristo Gesù, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Lo Spirito di Dio progressivamente ci trasforma, ci perfeziona, ci santifica. Vediamolo questo nella Scrittura, in 2 Corinti, capitolo 3, versetto 18. Amen. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E ancora, 2 Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione, nello spirito e nella fede nella verità. Bene, qualcuno ha preso anche 1 Pietro 1:3? Amen. Puoi leggere, sorella. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù. Se ci sottomettiamo al processo di santificazione, alla fine riceveremo l'assoluta perfezione senza peccato alla venuta di Cristo. Leggiamolo in 1 Tessalonicesi 3:13. Per confermare i vostri cuori, onde siano irreprensibili in santità, nel cospetto di Dio nostro Padre, quando il Signore nostro Gesù verrà con tutti i suoi santi. E adesso il capitolo 5, versetto 23, sempre di 1 Tessalonicesi. Ora il Dio della pace vi santifichi, egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Spesso non sappiamo noi neanche di che cosa siamo fatti. Avete visto? Abbiamo il corpo, lo spirito e l'anima. Gloria al nome del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Quando si dice venite all'altare, come l'esempio che abbiamo fatto la domenica dei vitelli che per essere scannati, noi non è che dobbiamo far morire il corpo, ma i sentimenti che sono nella carne, questo è il vero problema. Bene, leggiamo 1 Giovanni 3:2. Allora, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Grazie, perché Gesù. Lo vedremo come Egli è. Allora, grazie a Dio. Grazie Gesù. Comincia la gloria per la Chiesa, per la sposa di Cristo. Tutte queste opere di salvezza hanno origine nella grazia di Dio e non al di fuori di esse. Quindi adesso qualcuno legga Romani 3:24. Amen. Ma sono gratuitamente giustificato per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Allora,
allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. Alleluia, Gesù mio. Hai letto fino al versetto 6? Bene, adesso c'è... Aspetta. All'ode della gloria e della grazia mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amore di suo figlio. Grazie al Signore per tutto questo. E quindi vediamo che tutte queste opere di salvezza hanno origine nella grazia di Dio. Adesso leggiamo Tito 3:5. Amen. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Molto bene, tutto ciò è acquistato o sono acquistate con il sangue di Cristo, che anche questo lo vediamo in Romani 3:25. Valentina. Il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede del sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Amen. Bene, adesso andiamo alla lettura nel libro di Ebrei, capitolo 10, versetto 10. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Molto bene, giungono così a noi mediante la fede in Cristo, che vediamo tutto questo in Giovanni 1, 12, 13. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Grazie al Signore per questo, tutto questo è la potenza e l'amore di Dio. Adesso Romani 3:28. Riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Amen. E Galati 3:26. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Molto bene. Inoltre, tutte e quattro ricorrono quando ci pentiamo, siamo battezzati nel nome di Gesù e siamo riempiti di Spirito Santo. E infatti la Scrittura dice: ma voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio, che lo troviamo questo in 1 Corinti 6:11. Nel momento del pentimento e del battesimo in acqua, il vecchio uomo viene ucciso e sepolto, il che significa che il vecchio stile di vita ed il dominio del peccato sono distrutti. Vediamolo questo in Romani 6, dal versetto 1 al versetto 7. Amen. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi alla sua resurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Sia glorificato il Signore, il nostro liberatore è Gesù Cristo. Amen. E io so che il mio Redentore vive. Gloria al Signore. Amen. Bene, il battesimo dello Spirito Santo impartisce la nuova natura con potere permanente di tenere morto il vecchio uomo. Leggiamolo questo in Romani 8, versetto 8, 9 e anche il versetto 13. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio.
Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Grazie al Signore per questa lettura. L'esperienza di Atti 2,38, sappiamo tutti cosa dice Atti 2,38. Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo alla remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi realizza i due elementi di rigenerazione con il pentimento e il battesimo in acqua. Dio rimette i peccati, come abbiamo citato il versetto di Atti 2,38. Adesso leggiamo anche Atti 22,16. Amen. Ed ora perché indugi, alzati e sii battezzato e lavato tutti i peccati, invocando il nome del Signore. Lo Spirito Santo impartisce la giustizia di Cristo, poiché lo Spirito è Cristo in noi e ci qualifica per essere coeredi con Cristo. Leggiamolo questo in Romani 8,4. Affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. E adesso sempre Romani 9,11. Infatti, quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per lui che chiama. Ma egli dice infatti a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Allora, bene, adesso c'è il versetto di Galati 3,14. No, dice infatti la scrittura al faraone: proprio per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Benissimo, e adesso che leggeremo Galati 3,14. Affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Molto bene. Quindi l'esperienza di Atti 2,38 impartisce anche i due elementi di giustificazione. Inoltre, la scrittura indica che l'adozione si attua con il battesimo d'acqua e di spirito, poiché questo è ciò che ci colloca nella famiglia di Dio. E questo lo vediamo in Romani 3,26, che Valentina leggerà subito. Per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante, colui che ha fede in Gesù. Dove dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Diamo la lettura di Galati capitolo 3, versetto 26 e 27. Amen. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Benissimo, adesso Primo Corinti capitolo 12, versetto 13. Amen. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati di un medesimo spirito. Benissimo. La santificazione iniziale avviene con l'esperienza di Atti 2,38 che abbiamo letto poco fa, ma anche di Primo Corinzi 6,11 che adesso la sorella Annalisa legge. Or tali eravate già alcuno di voi. Ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome di Gesù Cristo, di Gesù, mediante lo Spirito del nostro Dio. Che noi vogliamo lodare, glorificare e ringraziare. Amen. La continua santificazione avviene mediante lo Spirito che è continuamente presente. E vogliamo vedere questo in Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Ma noi siamo in obbligo di rendere il continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Bene, la sorella Marisa legga 1 Pietro 1,2. Allora,
eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per l'obbedienza e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Amen. Ebbene, in breve, rigenerazione, giustificazione, adozione e santificazione iniziale cominciano tutte con il pentimento e sono completate dal battesimo in acqua e dal battesimo dello Spirito. È meraviglioso vedere come Dio abbia fatto sì che i vari aspetti della salvezza siano adempiuti quando crediamo ed obbediamo al semplice messaggio del Vangelo. E qui finisce questo studio che riguarda abbiamo visto questi quattro aspetti del Vangelo, e sia ringraziato il Signore per la sua bontà, per la sua benignità, i quattro aspetti della salvezza. E Dio ci benedica grandemente. Amen. La pace di Cristo sia nei nostri cuori. Amen. Amen. Alleluia. Gloria. Grazie Gesù.